Walter Nudo lo conoscete tutti. Walter ha direi che ti ringrazio di essere qua, Walter, perché è una cosa meravigliosa quello che stai facendo nella tua vita e la trasformazione che hai fatto. E domani mi piacerebbe che tu facessi un raccontassi la tua storia. E, lascio un attimo 5 minuti, così, dire come ci siamo incontrati, sono sfiniti, sì. Però questo mi va di raccontarlo. Mi raccontarlo perché un giorno mi arriva una telefonata, mi dice: Giorgio, sono Walter Nudo, e tu non lo sai, ma mi hai aiutato tantissimo. Tocca a me, ok. Allora, 5 minuti, ok, perché i ragazzi so che siamo tutti stanchi, è stata una giornata meravigliosa, grazie ancora a tutti i relatori, è stato meraviglioso il fatto che loro abbiano condiviso un grande lavoro, insomma. Ho avuto questa fortuna, poi domani ne parlerò un pochettino, circa 3 anni fa, ho avuto 2 ictus al cervelletto, causato da un problema al cuore. Ero in America, a Los Angeles, e mi ha creato un problema alla lingua, e me l'ha bloccata un po', e in più la mano sinistra, non riuscivo più a fare questo. Incredibilmente si sono zitti di tutti, vedi? Perché quando si parla di cose serie, insomma, ci si relaziona, no? Perché quante cose sono successe, e forse non si aspettano che una cosa del genere possa succedere a uno, no? Fisicamente come me, ma domani lo racconterò, spiegherò di quanto oggi è stato detto, anche di ecco perché è così importante proprio l'S Drive. Comunque, ho avuto questa cosa e parlando con un caro amico, che domani ci sarà un caro amico in comune, Massimo Spattini, lui mi disse: ascolta, sei a Los Angeles, vai subito a comprare il shell food, perché è mancato ossigeno per le cellule, ossigeno per il tuo cervello. Io vado a comprare il shell food in un negozio, compro tutto, non sapevo cosa fosse il shell food. Compro tutto il pacchetto, cioè, ascolta, tutto quello che c'hai, dammelo, e inizio a prendere il cervo. Sono passati ormai 3 anni, non c'è giorno che non prendo il cervo. Quando arrivo in Italia capisco quanto è importante questo, capisco una serie di cose. Poi, no, se voi sarete lì domani, vi racconterò di come la nostra vita è una grande opportunità, una serie di opportunità. I momenti difficili non sono altro che delle opportunità per crescere, delle opportunità per scoprire chi siamo realmente, perché noi crediamo chi siamo, ma è la nostra famiglia, cultura, religione, società che, ma poi dobbiamo scoprirlo noi, è il nostro compito, la nostra responsabilità, chi siamo noi, cosa siamo qui per fare. Tutti quanti noi siamo qui per una missione, che non è solamente di arricchire le nostre tasche, di renderci felici, ma di contribuire, di aiutare. E siete qui, e siamo tutti qui, tu per primo, Giorgio, che riunisce questi relatori meravigliosi, che hanno un grande cuore, queste persone, e siamo qui per questo. Quindi quando sono venuto in Italia ho chiamato il signor Cell Food in Italia, Giorgio Terziani, e abbiamo instaurato subito un rapporto, e ho capito che io poi ho deciso di ritirarmi dalla televisione, ho fatto un passo indietro dopo 25 anni, e ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso, dovevo fare qualcosa che doveva servire di più, essere al servizio di veramente. Ho preso responsabilità e consapevolezza di chi ero io e cosa volevo fare, forse facevo delle cose che non erano mie, che ringrazio per carità di Dio. E poi è stato questo viaggio con Giorgio Terziani che mi ha portato a fare tante altre cose, insomma, a studiare tante altre. Comunque, detto questo, lasciamolo andare perché sono distrutti. Ci vediamo domani. Grazie di cuore.